rinnovo il mio augurio di pace, pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni, pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Sono tante bandiere dell'Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato. Chiediamo a Gesù, appena nato, la novità, una novità, cioè la novità di un cuore capace di perdonare. Tutti noi abbiamo bisogno di un cuore che perdoni. Chiediamo al Signore questa grazia, Signore, che io impari a perdonare. Auguro a tutti buona festa di Santo Stefano. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Solo con il perdono si può arrivare a una forma di conciliazione e di pace. Ha detto, per imparare a perdonare, fare la fatica di perdonare una persona con la quale magari siete in una lite da 20 giorni, da un mese, da un anno, cercare di, questo il passaggio personale di riconciliazione che possiamo fare. E questo vale anche a livello poi universale. Con lo que él habló sobre los conflictos, ¿no? Y pues siempre como buen jesuita pacifista y humilde, eso.